Due piccoli, grandi attori pollesi, protagonisti di un film importante del regista Enzo Acri. Pasquale Vaino, di 8 anni, nel ruolo di Mimmo Caporale, e Felice Vaino, di 6, nel ruolo di Arturo Caporale, interpretano i figli di due protagonisti del lungometraggio Donne di rispetto. Fratelli nella vita e sul set, alla seconda esperienza cinematografica, Pasquale e Felice, figli di Antonio e Irene, si stanno mettendo in mostra grazie a un talento innato. I due sono capaci infatti di interpretare ruoli difficili con dimestichezza e naturalezza. Due talenti che sognano il cinema e che fanno sognare anche Polla. Il film, in fase di conclusione, racconta la storia di Maria, una donna forte e volitiva, che inizia un percorso di riscatto dalla brutalità e dalla sopraffazione. Donna di rispetto, come Giamme Grandi, dello stesso regista, e con i due fratelli pollesi tra gli attori, oltre a rispecchiare il neorealismo degli anni 50 e 60, rappresenta del resto anche un esperimento innovativo per il mondo del cinema, visto che è prodotto in cambio di merce, ovvero sfruttando le modalità del baratto aziendale, che consentirà quindi ad Acri di beneficiare di beni e servizi in modalità barter. Alle riprese cinematografiche ha partecipato anche il gruppo folcloristico di Polla, Tanager.